ed in questo viaggio del cuore fra le vittime della strada che ci sta portando a scoprire meraviglie sublimi di questa Sicilia incantata, per gridare più forte che mai il messaggio che vogliamo condividere, che è basta vittime della strada, incontriamo tante belle storie, storie di chi si impegna con la forza del cuore, con la forza invincibile della solidarietà, a fianco di chi è in difficoltà per aprire spiragli di luce. E lei è una persona preziosa, che si chiama? Salve, sono Daniela Vaccaro e sono presidente dell'associazione di volontariato Noi con Voi insieme a Onlus di Comiso. Noi con voi, ci piace insieme. Sì. Il nome della vostra associazione è tutto un programma. Di che cosa tratta e in che cosa si impegna la vostra associazione? Sì. Allora, io per prima sono genitore di un ragazzo, di una ragazza di 16 anni con disabilità, e da questa è nata, insomma, da questo motivo è nato la molla, ecco, per formare un'associazione. E siamo tutti genitori di ragazzi disabili da 0 fino a 20 anni con disabilità diverse, dai down, autistici, insomma, sono ragazzi meravigliosi. Ecco, sono dei ragazzi che ogni giorno ci danno la forza per fare delle cose stupende, non tutto è così bello, ecco, come sembra, perché sono purtroppo, quando nasce un ragazzo disabile in una famiglia, la famiglia o si unisce o si separa, e molte delle nostre famiglie sono separate, e quindi i genitori vivono due situazioni gravi: la mancanza, insomma, di una figura paterna, il sopravvivere, perché molti vivono con la pensione dei figli purtroppo, e poi la disabilità, che non è una cosa, insomma, da sottovalutare, con tutti i problemi, le difficoltà di gestire un ragazzo, insomma, soprattutto, consentimi, quando la famiglia rimane sola, abbandonata a se stessa. Sì, sì. E qui un messaggio forte: i figli sono figli di tutti. Certo. E una comunità che voglia dirsi civile deve avere la forza e la capacità di condividere, certo, quelle che sono autentiche missioni. Sicuramente, sicuramente è una missione la nostra, perché noi, a parte questo, a parte la disabilità del figlio, quindi la malattia del figlio, noi siamo e viviamo una situazione di disagio, perché ci tolgono l'assistenza a scuola, ci tolgono le insegnanti di sostegno, non ci danno il trasporto. Lei si immagini che noi, per noi la scuola non inizia il 14 settembre come tutti gli altri ragazzi, per noi la scuola inizia a ottobre, novembre, se inizia, perché purtroppo non ci sono i fondi e i nostri ragazzi rimangono a casa, quindi una doppia emarginazione. E la nostra associazione vive soprattutto per questo, per dare forza ai genitori che già vivono una situazione di disagio. Beh, ci mettiamo insieme, ecco, e cerchiamo di lottare giornalmente per ogni singolo problema che ci si presenta, perché poi i ragazzi sono meravigliosi, noi facciamo delle attività meravigliose, abbiamo dei volontari stupendi, i ragazzi fanno le attività di cucina, abbiamo un laboratorio di cucina, le attività creative, il teatro, il ballo, la piscina, abbiamo una meravigliosa dottoressa laureata in psicologia che assiste, insomma, programma, lavoriamo all'autonomia dei ragazzi, l'autonomia, quindi l'uso del denaro, la conoscenza del denaro, l'attraversare la strada, cioè facciamo delle tantissime cose, ma ci dobbiamo autofinanziare, perché purtroppo non riceviamo nessun aiuto, e da chi ci dobbiamo autofinanziare? Ecco, i soldi non mancano, e quindi esatto, mancano tante idee, tanti progetti che poi rimangono chiusi lì nel cassetto. E torna il concetto che esprimevo: una comunità che voglia dirsi veramente civile non può non essere attenta in prima linea, condividendo in maniera forte, sostanziale, queste avventure del cuore. Già, è proprio così. Molte volte noi ci abbattiamo, diciamo, ma lasciamo perdere, ma alla fine, però poi c'è sempre qualche cosa, un ragazzo che ci dà una soddisfazione particolare, arriva qualche cosa, e per questo diciamo che è una missione, perché c'è sempre qualche cosa che ci dice: andate avanti. Non so da dove arriva, è una forza particolare, non mi so ancora spiegare, però arriva, perché c'è, sa, in mezzo poi a lei c'è
sempre qualche persona, ecco, di buon cuore che capisce, insomma, si trova in una situazione particolare e dice vi aiuto io, ecco, e questo è per noi un bel messaggio. È un bel messaggio. E Daniela, sì. D'altra parte viviamo poi in una dimensione in cui spesso chi non è interessato in prima persona, perfetto, non è in grado di capire. Però sa che cos'è la disabilità? Esatto. Non si nasce disabili, cioè si nasce disabili, ma si ci può anche diventare. Che bene, con incidenti. Bene, ed è proprio il tema che stavo infatti introducendo. La nostra avventura nel segno della sicurezza stradale ci porta a confrontarci con immani tragedie. Le cifre inquietanti parlano nel mondo di più di 1 milione di morti all'anno sulle strade e parlano di un oceano di feriti e di persone che rimangono, ecco, disabili, ecco, è questo, quindi attenzione, la disabilità non è un dato preacquisito e che riguarda solo chi ha la ventura di nascere in una dimensione piuttosto che in un'altra. La vita può riservare terribili sorprese. In primo tempo e in primo luogo il nostro messaggio è di attenzione. Certo. Stiamo sulla strada con la testa sulle spalle. Evitiamo in tutti i modi quelle situazioni di rischio che possano portare alla morte o addirittura situazioni che possono essere peggiori, certo, della morte. Certo. Ma al di là di questo, alcune situazioni possono farci riflettere e possono farci rivalutare in tempo utile chi non ha avuto la nostra stessa fortuna e potrebbe averla, certo, se avesse tante persone, certo, che insieme, e infatti, questo è il messaggio, infatti, noi e voi insieme possiamo fare qualcosa per cambiare una vita. Ci spieghiamo e ce l'auguriamo, anche per questo noi cerchiamo di fare rete con le altre associazioni, perché un messaggio singolo arriva, ma più messaggi, più associazioni, più rete, anche per questo noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con l'associazione familiari vittime della strada, con il presidente Biagio Lisa, perché cerchiamo, ecco, di lui con la sua associazione, noi con la nostra, di lanciare questo messaggio: sicurezza sicuramente, attenzione indubbiamente. Ecco, è un po' più risensibilità verso l'altro, perché a volte sa chi guida pensa solo a se stesso, non pensa che può causare danno anche agli altri, e la sensibilità oggi purtroppo è quella che manca, manca proprio tanto. E la mancanza di sensibilità che può provocare danno agli altri anche in un territorio come il vostro, in cui giovani vite, ragazzi, ragazze, eccetera, chiedono soltanto un sorriso, un abbraccio. Sicuramente. E danno tanto, guardi, danno tanto, perché molti ragazzi, noi abbiamo tanti ragazzi volontari che invece di stare in strada, ecco, passare le serate ad ubriacarsi, andare in giro con la macchina a fare gli sciocchi, vengono in associazione e vengono poveri, ma poveri proprio di spirito proprio, ed escono ricchi, ma veramente ricchi. Una bellissima immagine con la quale ci piace chiudere questa intervista con la nostra amica Daniela Vaccaro, che ringraziamo. Grazie a voi. Persona preziosa, splendida, una sensibilità nativa che si respira. Continua grazie, così Daniela, grazie di cuore. Grazie, grazie cara.